le Dolomiti credo siano un tema e un soggetto non utilizzato al 100% del suo potenziale, anzi in minima parte. All'interno di questo contesto che ci interessa molto dal punto di vista metaforico e anche fisico, esistono dei siti, delle architetture abbandonate o chiuse che hanno delle caratteristiche spaziali interessanti che noi recuperiamo. Un recupero tramite l'arte contemporanea, una scommessa dirompente nel cuore dell'Agordino. Taibon, quasi 1800 anime, poco distante ad Agordo la Luxottica, colosso dell'occhiale che negli anni ha assorbito uomini ed energie, dando in cambio pane e lavoro. Il turismo però se n'è andato, poche presenze fino a quest'estate, quando è arrivato lui, Gianluca Dinca Levis, architetto bellunese, da oltre un anno cacciatore di fabbriche e siti dismessi, ai quali infonde nuova vita. Sono siti dove spesso il sistema industriale non è riuscito a far ripartire un discorso e quindi può sembrare paradossale che ci riesca l'arte, non credo sia affatto paradossale. I progetti ben fondati funzionano anche nel caso si tratti di arte e cultura. La struttura prescelta, una fabbrica di occhiali chiusa da 10 anni ai piedi del gruppo de Lanier, simbolo del posto. Questa è una fabbrica che più può sembrare una brutta vecchia fabbrica chiusa e che non ha senso riaprire. In realtà è uno spazio che presenta delle caratteristiche formali, volumetriche, distributive ottime per allestire, per l'arte contemporanea, per esporre. 4.000 visitatori arrivati fin qui per il ciclo di mostre Dolomiti contemporanee, un centinaio di artisti che hanno vissuto in paese. Ciò che vedete alle mie spalle è stato costruito da tutti noi. C'è più gente che conosceva questi artisti e allora veniva qua apposta per trovarli, parlare e chiedergli delle domande rispetto alle sculture che avevano fatto, i disegni, i quadri. Gli avete fatto anche amicizia qui? Sì, abbiamo fatto amicizia, sì. Sono un po' particolari come artisti, però insomma sono gente come noi alla fine, diciamo di sì. Però si divertono molto con noi, questo qua sì. Ricordo un ragazzo che faceva delle foto in notturna, cosa pazzesca, perché io chiudevo alle 6 di mattina dopo le pulizie e vedevo lui fare le foto, rimanevo sbalordito, no? Ho detto, questa è proprio passione estrema. In questo caso non si tratta solo dell'arte, si tratta di innescare reazioni, è un po' questo che ci riproponiamo. In dei conti gli artisti non sono interessati a appendere un quadro alla parete, vogliono interagire con l'ambiente, il contesto, la comunità e le persone. Per le loro opere gli artisti hanno utilizzato materiali prestati o raccolti sul posto, ma anche di scarto del ciclo produttivo e poi ancora foto, video, soggetti viventi, come gli alpini, protagonisti di un'azione eversiva e ludica nel contempo. Singolare anche l'utilizzo di un masso di 3 tonnellate che diventa una sorta di acqua santiera. Insomma, una fucina di idee scaturite da una febbre creativa che ha finito per contagiare anche i residenti. Sto dando una mano come gestione del bar, ho avuto un'ispirazione. Ecco, e ho avuto piacevolmente questa idea, un'idea che ho espresso in questo contesto che è Dolomiti contemporanea, e ho fatto una piccola idea che rappresenta l'impegno. Tra le installazioni di maggior impatto, la rappresentazione dell'Agnier, 100 metri cubi di ghiaia, una palla formata con corda d'arrampicata, 1600 metri, tanti quanti sono quelli che misura la via della parete nord del gruppo dell'Agnier. Una riflessione sull'alpinismo, fuori dagli schemi, che ha suscitato anche qualche polemica. Voci fuori dal coro di consensi raccolti in un bar. Se io vado col trattore che scarico la legna, che perdo una goccia d'olio, mi devo pagare i danni. Questi arrivano, scaricano camion di materiale sull'asfalto. Sì. È un controsenso. Il dissenso come parte la scommessa artistica per il curatore della mostra, che per realizzare il suo progetto si è avvalso di un contributo della regione e dell'aiuto degli sponsor che hanno fornito strutture e materiali. I risultati dell'iniziativa nelle parole del sindaco. La possibilità di confrontare l'arte contemporanea con, chiamiamola, l'arte classica. Il secondo luogo è portare della gente a Taibon. Il terzo è, e non ultimo, anzi molto importante, è che il stabilimento, l'infrastruttura che era vuota ha avuto una luce diversa e si spera che in proseguio abbia un utilizzo diverso.
A breve qui tutto verrà smantellato. Uno dei meriti della mostra, aver aperto nuove prospettive per un sito che, ospitando l'arte, ne è stato trasformato. In questo momento ci sono 6, 7, 8 soggetti che stanno intavolando trattative commerciali con la proprietà del sito. Non abbiamo in tasca alcunché, non sappiamo esattamente cosa succederà, ma io credo che quando andremo via questo luogo non sarà più come era quando siamo arrivati. Era un luogo scheletrito e dimenticato. Il fatto di averlo fatto vedere, di aver fatto vedere questa risorsa inespressa, porterà del movimento, e questo non è l'ultimo dei risultati che questo processo e progetto può garantire.